Ciao a tutti, bentornati sul mio canale dedicato al mondo giapponese, mi viaggi in Giappone, videogiochi, manga, anime e quant'altro. Continua, terza e parte finale dei miei video dedicati ai giochi che ho a disposizione per Sony PSP. Terza parte, e vi faccio vedere appunto gli ultimi giochi che ho per questa console, per questa bella console e per la Sony. Prima console portatile uscita in Giappone. 10 anni fa. Allora, parliamo di un bel gioco che ho preso molto volentieri in Giappone. Questo l'ho comprato con il mio primo viaggio che ho fatto a Tokyo, che ho fatto in Giappone, ovvero Rockman X e Rockman normale, la prima versione Brawler Pack. Eccolo qua, si tratta appunto di un pacchetto dove ci sono due episodi di Rockman rimasterizzati, che vi faccio vedere, ovvero il primissimo Rockman uscito su Nintendo 2-bit e il primissimo Rockman X uscito su Super Nintendo, rimasterizzati con grafica adattata appunto alla PlayStation 4, alla PSP di Sony, con qualche Fiat in più. Molto belli, li ho finiti tutti e due, veramente sono dei bei giochi. Io magari speravo che la Capcom poteva fare anche gli altri episodi convertiti e riadattati alla PlayStation portatile, ma non l'ha fatto. Comunque si tratta di un bel pacchetto molto bello che vi consiglio se siete amanti dei giochi del genere. Poi un altro bel titolino sempre della Capcom, ovvero Goku Nakamura, eccolo qui, il cosiddetto Ghost and Ghost, che è uscito anche su PSP con un suo episodio molto bello, ma è anche molto difficile. Ci ho giocato un po', non sono riuscito a finirlo perché appunto è difficile, però è davvero molto molto carino. Un altro dei miei primi giochi che ho preso per la portatile Sony, ovvero Vampire Chronicles The Chaos Tower, eccolo qui. Nato su Saturn, su PlayStation 1, poi arrivava anche su PlayStation Portable, è davvero molto bello. Lo trovate anche per pochi euro, non è una spesa eccessiva, ed è comunque molto carino. Poi abbiamo un bel gioco della Square Enix, di una saga molto famosa per questa azienda, ovvero di Final Fantasy, che arrivò con uno dei primi episodi anche su PSP, e si tratta appunto anche questo di un action, un gioco d'azione, un picchiaduro, se non ricordo male, un picchiaduro, l'ho giocato poco, un picchiaduro con tanti personaggi della saga, tutti messi insieme. Altro titolo molto bello, perfetto, uscì una nuova versione su PSP, davvero ottima, ovvero Tekken Dark Resurrection, eccolo qui. È davvero molto bello, si tratta appunto della conversione di Tekken 5 uscito in PS2 con qualcosina in più rispetto alla versione della casalinga, e comunque è un bel gioco. Poi ho preso uno shooter dove io sono amante di shooter di PS2 e di platform, ovvero Striker del 1945 Blast Portable. Che è questo? L'ho comprato in Giappone con uno dei miei viaggi, non è bello ma non bellissimo, e il fatto che un po' così, perché si potrà fare molto di meglio, comunque si lascia giocare, e l'ho preso e lo sono portato a casa. Poi un altro gioco della serie Bleach, questa volta all'episodio numero 3, e si tratta appunto di un picchiaduro alla Tekken, alla Soul Calibur, con i personaggi di questa serie, che in Giappone ha avuto molto successo. Poi per puro caso ho di nuovo un'altra copia di Brindy, ve l'ho fatto vedere prima, ho due copie perché quando ho comprato il secondo non mi ricordavo che avevo già il primo. Poi un altro shooter molto carino, ovvero si chiama Sengoku Ace Episodio 3 per PlayStation Portable, molto bello, l'ho giocato un pochino, poi l'ho chiuso qui, ho addirittura fatto un prezzo per forse qua il suo Nylon quando l'ho comprato io ai tempi. Bello, molto bello, l'ho pagato all'epoca 1500 yen. Poi un altro picchiaduro around, ovvero un episodio di BlazBlue che si chiama appunto BlazBlue Continuum Shift Extend. Episodio creato per la portatile Sony, bello, molto bello anche questo, se lo posso assicurare. Poi ennesimo picchiaduro around alla Street Fighter, ovvero Project Cerberus, eccolo qui, che non trovate in versione PAL, come ad esempio anche gli altri che ho fatto vedere, quasi tutti non ci sono in versione PAL, e
ovviamente uno dei motivi per cui mi piacciono, preferisco appunto i giochi in versione giapponese, perché qua a volte non escono. Poi un gioco di corse con Ape Escape, che non ricordo come si chiama, appunto così potrei leggerlo, ma stato tempo perché sono ancora un po' lento a leggere il katakana, la gara katakana. Comunque questo è un gioco appunto di qui dalla Mario Kart con le scimmiette della Sony, dei vari episodi della Ape Escape, si chiamava appunto quel tipo di gioco. Poi un altro bel action game della Capcom, ovvero Sengoku Basara Chronicles Heroes della Capcom, recuperato per PSP, bello, molto bello. Poi un puzzle game, così giusto per cambiare, alla Tetris, Lumines, eccolo qua, l'ho preso in Giappone, anche questo ho comprato niente, poca roba, davvero poco. Un bellissimo gioco di guida della Namco, che l'ho pagato 380 yen, ovvero il primo Ridge Racer, uscì anche su PSP, è davvero bello, convertito ottimamente dalla portatile Sony. Infine, anzi no, abbiamo ancora due giochi, un altro picchiaduro della serie Guilty Gear, ovvero Guilty Gear XX, The Midnight Carnival Reload, eccolo qua. L'ho preso al Softmap a Tokyo, ho portato in Giappone, c'è addirittura ancora l'etichetta, vedete? Ah, c'è anche davanti, non era ancora. E bello, un bel picchiaduro anche questo, che si lascia giocare. E infine un altro picchiaduro, l'ennesimo, bello anche questo, della Capcom, ovvero Street Fighter 03, che fu anche questo uno dei primi giochi che ho comprato per la portatile Sony, e se non sbaglio questo l'avevo comprato su eBay assieme al Pump Electronics, e avevo preso su eBay Street Fighter 03. Perfetto, ho concluso, spero vi siano piaciuti questi miei tre video dedicati alla mia collezione di videogiochi per PSP. Non ho ancora finito perché ho intenzione di recuperare ancora altri giochi, quindi poi magari più avanti vi farò un altro video con gli aggiornamenti e vedete poi i miei futuri acquisti. Va bene, spero come sempre che vi siano piaciuti questi miei video. Mi raccomando, condividete, iscrivetevi al canale, mettete tanti mi piace, commentate, vi rispondo, consigliatemi i giochi da recuperare. E niente, ci vediamo poi con nuovi video, se volete, qui sul mio canale dedicato al Giappone. Grazie di tutto e alla prossima. Ciao ciao!